Siamo a Parigi, è il 1954. In un ristorante in Boulevard des Capucines, 8 ingegneri dell'Alfa Romeo discutono di un nuovo modello. Si avvicina loro un principe russo che intratteneva gli ospiti con battute e poesie e dice: "Lo sapete? Siete 8 Romei e non avete nemmeno una Giulietta." Tutti ridono, ma improvvisamente capiscono anche che questo bellissimo nome shakespeariano è perfetto per la nuova Alfa. La Giulietta non è l'ennesima rielaborazione di un modello già visto, ma un'auto completamente nuova. Le linee riprendono l'impianto concettuale 8C Competizione e Mito, senza correre il rischio di stupire, sebbene non manchino elementi di originalità. Le griglie a nido d'ape, gli spoiler sporgenti ai lati e i fari a LED di ultima concezione sono soltanto un assaggio di questo evidente salto generazionale. Gli interni sono stati progettati per garantire la massima abitabilità, secondo criteri di leggerezza e stile Made in Italy. La plancia ha un insolito sviluppo orizzontale che integra comandi di facile accesso e di chiara ispirazione retro. In occasione del centenario della casa di Arese, alla Giulietta è stato affidato un compito importantissimo: ridiventare la fidanzata d'Italia, perché all'inizio degli anni 60 ogni uomo ne voleva una. Sono 5 le motorizzazioni disponibili, da 105 a 235 cavalli, benzina e diesel, tutte con turbocompressore, cambio a 6 marce ed emissioni nel pieno rispetto dell'ambiente. L'intera gamma è omologata a Euro 5. Le novità tecnologiche di spicco riguardano soprattutto l'elettronica. Fiore all'occhiello della Giulietta sono il differenziale elettronico Q2 e il dispositivo di controllo DNA. I consumi sono in linea con gli aumenti del carburante. Con un litro si fanno in media 15 km. Davvero sorprendente se poi si riescono a fare gli 0-100 in 8 secondi e mezzo. Davanti alla leva del cambio si trova il cervello della vettura, il DNA, un dispositivo che personalizza il comportamento della vettura in base allo stile di guida. 3 sono le opzioni disponibili. Oltre a All Weather e Normal, la più adatta a un Alfa Romeo è la posizione Dynamic. Sterzo, motore, freni e controlli elettronici si mettono al vostro servizio per darvi il massimo delle prestazioni. Questa è la versione turbo diesel 2 litri da 170 cavalli, costa 27.500 euro e fa i tagliandi di manutenzione ogni 35.000 km. E ha tutto ciò che potreste volere da un Alfa Romeo, puro piacere di guida. Solamente con il DNA in posizione D si attiva il differenziale Q2. Il sottosterzo si riduce al minimo e il trasferimento di coppia tra le ruote anteriori aumenta notevolmente sia nella guida sportiva che in condizioni di scarsa aderenza. In posizione normal la Giulietta si trasforma per offrire comfort e fluidità di guida. Si risparmia anche carburante grazie alla funzione start and stop che spegne il motore ai semafori. Pensata per chi ricerca da un'auto sicurezza, sportività e comfort, l'Alfa Romeo Giulietta ridefinisce gli standard tecnologici del segmento C. La Giulietta è la supercar di chi ha abbastanza personalità per non omologarsi con la massa. Magari non vuol comprare una BMW, ma non vuole nemmeno la Golf perché la considera troppo tranquilla. Gli alfisti spesso la sanno più lunga degli altri.